euroafricano che parte da questo, il discorso della gestione comune dei flussi è evidente, le migrazioni dobbiamo lavorare insieme, e anche della sicurezza, quindi il discorso del terrorismo, ma anche di tutto ciò che si intreccia, narcotraffico, traffici di ogni genere, perché ormai i fenomeni sono globali e si intrecciano, e a sfide globali dobbiamo rispondere insieme, Europa ovviamente e Africa. Dottor Gino, aveva organizzato anche non molto tempo fa, l'anno scorso, l'incontro Africa e Senegal, se lo ricorda? Sì, quella era la visita del ministro del Senegal. Esatto, ma questo nuovo approccio in termini di cooperazione tra l'Italia e i paesi africani, o in termini bilaterali contro il Senegal? Noi abbiamo dei paesi ovviamente in cui abbiamo più investito in questi anni in termini di cooperazione, come il Senegal, l'Etiopia ed altri paesi. Naturalmente noi vogliamo un approccio olistico, un approccio quindi che sia comprensivo, sia di tematiche di settori che di paesi. Siamo molto interessati perché l'Africa è la nostra profondità strategica, il Mediterraneo si è ristretto, è evidente che siamo ormai frontalieri con i paesi dell'Africa occidentale, da cui vengono i flussi, ma dove possiamo anche investire, le nostre imprese possono anche investire. Ci sono grandi opportunità e grandi sfide, vanno messe insieme e va creato un nuovo equilibrio tra entrambe i corni della questione. L'Africa per noi è il continente delle opportunità oggi. Una domanda per InfoAfrica, Africa Affari. Ci sono stati i viaggi di Matteo Renzi, certo, del presidente Mattarella, ancora prima c'erano stati quelli di Emma Bonino quando era ministro degli esteri. Adesso la conferenza. Dopo la conferenza, questo approccio strutturato verso l'Africa proseguirà in che modo? Noi abbiamo tutto un piano di viaggi che si dividono tra viaggi istituzionali, pensiamo al presidente Mattarella, al premier Renzi, viaggi di diplomazia economica, viaggi di partenariato culturale, scientifico e di ricerca, e naturalmente su tutto intreccia tutto la sfida della migrazione, la sfida della sicurezza. L'Africa sta cambiando, cambiando antropologicamente.